La Serie A della Lega Calcio 8 trattiene il respiro per la 25esima giornata. Qui dal Ciriaci, i campioni d'Italia del Cotton Club in maglia oro ospitano il CJ, una delle due squadre a batterla nel girone d'andata. Cotton, che è appena caduto su questo stesso terreno del derby con Bacci Immobiliare. CJ che viene dalla vittoria con Cud 272, ma che oggi denuncia pesantissime assenze di formazione. Senza che a dire il vero ne abbiamo una, Principe, qui vicino, denunciano anche i ragazzi di Pin e Giuseppucci, vale a dire Mario Artistico, infortunatosi proprio nel derby, perso per 3-2 contro Bacci Immobiliare. Cotton Club che è terminato in inferiorità numerica per l'infortunio muscolare occorso a lui e capitano Zamperini, che invece è a centrocampo a scambiare i convenevoli del caso col capitano di questa sera del CJ, Daniele Etisei, perché Simone Starace è stato espulso, così come Mirko Anello nell'ultima giornata, dove i ragazzi a maglia nera hanno ribadito il successo ottenuto in casa del Cottini Stebano Gomme, vincendo in casa 3-2 contro il Cod 272. Il checco dello Scapicollo è solo ad un punto dal Cotton Club capolista, che deve oggi rispondere alla sconfitta nel derby con Bacci Immobiliare e ridistanziare i ragazzi dei Fratelli Testa, che qui fra due giorni si giocheranno un grosso pezzo della propria regular season contro la Pisana Calcio 8. Ma questa è un'altra storia, quella che vi stanno per raccontare. Cotton Club e CJ tratterà di tanto agonismo, anche visti i fatti del girone d'andata che hanno portato alla squalifica di tanti elementi e sicuramente di tanta qualità che verrà espressa sul terreno di gioco dalle due squadre. Primo contatto tra Zamperini e una senza numero delle CJ, vale a dire Ivan Giuliani. Fallo fischiato in favore del Cotton, che gestisce uno dei primi possessi, dirottando più a destra dove corre Fernetti. Rientra bene Fernetti, converge ancora, contrasto con un avversario, rimane in piedi Fernetti, ancora resiste e poi trova un cross deviato che finisce direttamente in calcio d'angolo. Andremo a leggere appena ce ne daranno la possibilità le squadre, le liste di convocati con i quali si presentano a questo decisivo appuntamento, appunto Cotton Club e CJ. Rocco Giordano batte rasoterra il calcio d'angolo sul primo palo, che fuori può controllare dopo la ribattuta Tinazzi. Torna da Santarelli, assente contro Bacci Immobiliare, dove in porta c'era Filippo De Angelis, suo sostituto anche nel momento dell'infortunio muscolare occorso al guanto d'oro della scorsa Lega, oggi invece regolarmente tra i pali. Tinazzi, forse un po' lungo, fa scorrere Blandino. Zamperini da Conti, che gioca centrale ormai da più di 6-7 giornate con la scalata di Zamperini appunto sulla sinistra. Forcina, combattono i giocatori del CJ su di lui, si torna da Zamperini sulla sinistra, allargata la palla su Giordano che la controlla in un fazzoletto, gli la tocca fuori Mazzesi. Rocco Giordano torna dal primo minuto e stasera a sostituire appunto il petto dentro di Fernetti e il tocco nel frattempo di Mirko Forcina, alto di poco sopra la traversa. Boni potrà andare al rinvio. A lungo Giuliani, non c'è fallo, può controllare Giuliani, pallonetto dall'altra parte in area di rigore, l'intervento alla fine provvidenziale di capitan Zamperini. Giuliani a contatto con Conti, che si lamenta col direttore di gara, che è però vicinissimo all'evoluzione dell'azione, ha comandato che potesse continuare quest'ultima. Mazzesi, fallo laterale intercettato, poi palla che corre dentro e poi in fallo laterale. L'ultimo a toccare è stato il numero 16, Magrelli. Tinazzi, Fernetti prolunga, Giancarlo controlla solo per un attimo, Forcina protegge col fisico, se ne va Forcina, impegna Boni. Poi l'azione prosegue ma non si intendono, Blandino e Forcina, uno scattava verso il centro, l'altro andava lateralmente al momento del rinvio in precedenza di Zamperini. Si è fatto molto male Mazzesi, colpito tra le gambe dal rinvio del capitano del Cotton, fatica a ristabilirsi Mazzesi quando Boni sta per andare al rinvio. Sono passati 3 minuti nel primo tempo, è ancora 0-0 tra Cotton Club e CJ. Rinvia Boni, di testa prova ad andare Giuliani, il tocco di Conti, Santarelli non riesce ad evitare il calcio d'angolo.
blocco, alza di po'. Va Magrelli per il CJ ed andrà a rientrare. Corner dentro, staccano in molti, palla che rimane tra i piedi di Zamperini, non lo pressano in area di rigore, può prendere la mira, andare da Giordano, anticipo di Giancarlo, a dar seguito all'azione Fernetti, c'è l'intervento falloso da parte di Alessio Starace. Abbastanza netto l'intervento irregolare da parte del numero 10. Punti chiama calma a Tinazzi, poi fionda dentro da Forcina. Colpetto Giancarlo, tiene dentro il pallone, poi col fisico protegge bene, si va da Tisei a centrocampo che toccato, anzi trattenuto, si guadagna calcio di punizione. Sembrava con la mano il controllo di Giancarlo vicino alla panchina del Cotton Club, ma nessuno ha protestato, tutti gli elementi della panchina dei campioni d'Italia erano a un centimetro dallo svolgimento dell'azione. Qui Giancarlo o Giuliani? Ne mette due in barriera Santarelli. Parte la rincorsa di Ivan Giuliani. Gran botta direttamente sulla barriera. Palla che torna a Giuliani che non riesce nel dribbling perché Forcina è bravo anche nella giocata difensiva. Eccola, eccola. Giancarlo. Fallo, no, è controfallo. Tisei, indietro, Purcacchia. Da Boni, controlla sulla linea e poi rinvia Boni sul petto di Zamperini. Stop a centrocampo, poi sbaglia Zamperini. Allora Magrelli, pressato Magrelli, tiene bene sulle gambe, torna a ritroso da Giancarlo. La sua conclusione rasoterra è più però un invito a nozze per Santarelli che deve solo battezzarne l'uscita, andare da Tinazzi. Rinvio lungo di Tinazzi sul petto di Forcina, interviene Fernetti, Giordano per ora gioca molto più largo e la palla finisce poco spesso in questi primi minuti dalle sue parti. Tisei, pressato da Blandino, Tisei, Fernetti in seconda battuta, mette in fallo laterale. Se ne occuperà ancora il laterale sinistro di Broccatelli, vale a dire Giancarlo. Forcina, Fernetti pressato, contrasti ad alto voltaggio qui sotto la nostra postazione, ma nessun tono ancora agonisticamente sopra le righe. Ci avevano promesso comunque gli interpreti di questa gara avrebbero mantenuto rispetto a quello che è stata la partita d'andata termini consoni all'interno della contesa agonistica. Conti, Zamperini converge da Blandino in diagonale, si è allargato bene Fernetti, punta Giancarlo, attentissimo, palla in fallo laterale. Fallo laterale di cui si occuperà Tinazzi, in grossa difficoltà di formazione il CJ che denuncia l'assenza di moltissimi titolari. Qui Tinazzi a contrasto con un avversario, fallo laterale ancora per il Cotton. Mancano giocatori come Principalli, come Citro, come Mirante, palla dentro nel frattempo. Forcina la controlla solo per un attimo, poi capitano Tisei vede lo scatto buono in diagonale di Magrelli, lo va a prendere Conti, Magrelli converge, bene, ma non casca poi nella finta Conti che rimane in pressione, ancora Magrelli, chiama l'intervento dell'arbitro, poi lo vanno a chiudere in due, va in un imbuto Magrelli. Tinazzi, un po' in difficoltà su chi dare il pallone, alla fine sceglie la sicurezza di Blandino, Rocco Giordano. Prova ad accendersi Giordano andando da Zamperini che si sovrappone, crossa dentro dove è attento Porcacchia. Magrelli lo mette in difficoltà l'arrivo di Blandino, retrocede bene da Giancarlo, gioca con testa sul terreno di gioco, per ora il CJ concentrato in fase di possesso, non butta via il pallone come in questo caso, va da Giuliani, destro potente ma ancora nessun problema per Santarelli. Santarelli, Tinazzi, di prima Blandino torna da Tinazzi, in verticale lo stop imperfetto di Forcina che poi va in gamba tesa e commette fallo, no, è stato spinto Forcina prima dell'intervento. Chiama alta concentrazione Danilo Porcacchia nelle vesti di centrale difensivo insieme a Mazzesi.
mentre sul punto di battuta si avvicina Rocco Giordano. Si allontanano gli altri, posizione ideale per un mancino, casomai quello di Federico Mari, che non è tra i convocati oggi nelle fila del Cotton Club. Boni conosce le qualità balistiche di Rocco Giordano e ne mette tre in barriera. Parte Giordano direttamente sul muro di Boni, segnatamente sul corpo di Magrelli, che non sembra aver subito il colpo, incassa. Fallo laterale a cercare Santarelli. Con calma il Cotton Club. Conti. Zamperini. A tempo per alzare la testa e lanciare lungo, dove Forcina ha il suo bel da fare in mezzo a Porcacchia e Mazzesi quest'oggi. Tisei. L'anticipo secco da dietro di Conti, poi il Cotton che torna in possesso e Giordano all'improvviso una conclusione, lo allontana dalla porta di Boni, che non sembrava comunque aver problemi nel battezzarne l'uscita. Boni, Daniele Giancarlo, l'ex Roma Calcio 8, lancia a lungo a cercare Giuliani. Conti sembra aver preso le misure, poi Blandino, Zamperini, pressione di Alessio Starace, Zamperini va a lungo linea, ma il pallone è già uscito verso Fernetti. Fallo laterale per il CJ, quasi 10 minuti sul cronometro del direttore di gara, è sempre 0-0 nella 25esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8, quando il CJ perde palla in uscita. Giordano può servire a destra Forcina, che si è allargato. Parte Forcina, le finte, va dentro il numero 9, toccato, palla fuori, Blandino tira a centimetri dalla porta di Boni stavolta. Un sobbalzo anche di Artistico vicino a noi in torretta, perché il tiro di Blandino è stato davvero molto improvviso e ben portato. Zamperini non rischia, va da Santarelli, potrebbe sembrare un retropassaggio, allora Santarelli rinvia, dove Fernetti spizza però per Mazzesi. Zamperini ancora di petto, imperioso da Tinazzi. Rocco Giordano spostatosi ora a destra, prova a puntare, a convergere 1-2 con Forcina, ancora Giordano, l'assist buono dentro, lo stop così e così di Fernetti, che palleggia, prova a dare ancora a Giordano, fuori dall'area di rigore Giordano sistema il pallone sul sinistro, che finisce da Fernetti, pallone alto, c'è stata la deviazione, anzi no, sarà rimessa dal fondo, ma salgono i giri del Cotton Club, che alza anche il baricentro e prova a concludere verso la porta di Boni. Giancarlo elude la pressione di Giordano, Giancarlo, e poi con l'esterno va a pescare lungo Ivan Giuliani, prova a tenere fisicamente sulla pressione e di Conti. Giuliani, cross dentro, poi ben letto da Blandino, che rilancia dove un colpo di testa dietro di Mazzesi serve e Boni, sfida che si gioca su ritmi alti, che non sta offrendo tante occasioni da rete, ma è normale con partite tirate tra i rivali nelle zone alte della classifica che ciò possa accadere. Più i contrasti, la tattica, la bravura dei difensori a farla da padrone. Qui la fa da padrone Forcina, che si conquista un buon calcio di punizione. Le grida di Leonardo Boni, ex portiere prima del BMD, poi dell'M Servizi, e Gianicolo, già compagno di Mazzesi due stagioni fa, a posizionare la barriera su un calcio che sembra voler essere dato direttamente da Zamperini, ma chiesta la distanza bisogna attendere il fischio. Due in barriera, si ingolosisce Cristian Conti, che da difensore centrale vuole tentare la conclusione. Boni non si fida, ne mette tre. Pronto Cristian Conti, tre in barriera. È un assist rasoterra dentro, un pallone che passa, c'è un tocco, una deviazione, sarà calcio d'angolo. Bravo Cristian. Un'idea intelligente quella di Conti, Giordano morbido sul secondo palo, il solito terzo tempo di Zamperini, che si impegna poi per tenere in campo il pallone, che è rimbalzato però fuori durante la sua traiettoria. Semplice rimessa dal fondo per il CJ, seppur in grossa difficoltà d'organico, per ora regge botta, tiene l'urto del Cotton Club qui al Ciriaci. Boni. Filtra il rinvio corto, poi da lungo verso Magrelli, che fa scorrere Tinazzi, preciso, il numero 16. Toccato, calcio di punizione per il CJ.
Ceracco! No, per il Cotton Club abbiamo sbagliato dalla nostra postazione. Allora Blandino. Giordano, stabilmente ora a destra Giordano, arrivano addirittura in tre a triplicare. Blandino, Zamperini, veloce cambio di fronte, prova il sinistro, il capitano del Cotton Club. Esce fuori una touche, rimessa laterale in zona offensiva. Chiede time out Piccheri, lo fa anche Giuseppucci. Ne approfittiamo anche noi per una piccola pausa. Stanno per rientrare in campo le due squadre, noi approfittiamo per fare quello che non avevamo potuto proporre nell'ingresso di quest'ultime. Leggendo la lista dei convocati partendo dal Cotton, col numero 6 Blandino, 23 Conti, 7 Fatati, 37 Fernetti, 9 Forcina, 10 Giordano Rocco, 44 Innocenzi, 11 Matozzo, 24 e Nolano, 32 e Piccheri, senza numero però in panchina oggi fa il mister, 30 Pucci, in porta c'è Santarelli col numero 1, 5 Tinazzi, 21 Zamperini. Risponde il CJ, vi racconteremo dopo questa azione del Cotton che finisce in corner. 1 Boni in porta, 4 Colizza, 14 Giancarlo, senza numero Giuliani, 16 Magrelli, 27 Mancinelli, 44 Mazzesi. Giordano batte a uscire lungo sul secondo palo, palla che spiove direttamente in fallo laterale, dicevamo 33 Perucca, 19 Purcacchia, 10 Alessio Starace, è squalificato capitano Simone Starace che ha preso due giornate, 6 Daniele Tisei, oggi capitano ad interim di un CJ che serve qui Magrelli e si vede assegnato un calcio di punizione che Magrelli batte velocemente verso Tisei, Mazzesi dall'altra parte sembra voler caricare una conclusione dove Conti mette una gamba, poi Alessio Starace tiene fisicamente e sarà fallo laterale. Mazzesi lungo una spizzata, Santarelli la tiene dentro. Tinazzi di fronte a sé Magrelli ma lancia lunghissimo verso Forcina, bravo nello stoppare col petto, poi Porcacchia tiene botta, bravo nel non farsi irridire dalle finte del centravanti del Cotton. Allora Tisei con pazienza del CJ da Giancarlo e come al solito sale con eleganza appoggiando ancora a Tisei dalla media distanza, pensa al tiro, poi lancia sulla schiena di Fernetti, scambia con Giancarlo che ha cambiato lato dall'altra parte, Daniele Giancarlo sontuosamente rientra ma finisce per sbagliare, lancia nel contropiede del Cotton Club in campo aperto con Forcina, Giancarlo lo rimonta, Forcina lascia a Rocco Giordano, Giordano col sinistro rasoterra, una grandissima idea di Giordano che ha fatto fluttuare il pallone sul terreno e di gioco manco stesse tirando una palla da bowling. Dall'altro lato ancora un intervento, un controllo imperfetto da parte di Fernetti, il contropiede che non si concretizza per il Cotton che deve stare attento qui a destra all'avanzata di Alessio Starace, sbatte contro il muro di Conti, allora Fernetti ripropone male, Fernetti un po' deconcentrato in questa prima frazione, Tisei, Conti in mezzo al campo, Conti allunga all'ultimo per Tinazzi in maniera pratica, Tinazzi da Blandino, Federico Blandino da Pucci, Pucci da quel lato viene toccato netto da dietro Forcina, calcio di punizione. Fallo di Porcacchia, chiamano un cartellino giallo dalla panchina del Cotton Club, intervento onesto da parte di Porcacchia seppur da dietro. Come in precedenza quando era stato tentato uno schema si propone sul punto di battuta Cristian Conti, chissà che non vada direttamente alla botta in porta il 23 del Cotton Club. Magri, magri. Parte Cristian Conti, la sua terra con deviazione, stavolta finisce vicinissima la palla al palo sinistro di Boni. E questi palloni sporchi giocati da Conti, è già un paio di volte che mettono in difficoltà il CJ, qui il rasoterra, il calcio d'angolo ha tentato la deviazione sul primo palo, Forcina, anzi era Fernetti, poi male Giordano, quindi Magrelli, lo rimonta Conti, Magrelli sotto la nostra postazione, ma Conti non perde il contrasto e la visuale col pallone concedendo solo fallo laterale. Giancarlo, appena sappiamo palla sopra centrocampo. Tisei indietro da Porcacchia con calma di nuovo qui a sinistra per Giancarlo,
Giordano, impressione. Ah, Giancarlo, gli può concedere almeno una trentina di chili, almeno 15 centimetri. Magrelli, chi sei? Daniele e Giancarlo. Cambio di gioco per Mazzesi. Chi sei? Scodellata dentro, anticipo netto, ancora una volta di Conti. Soricelli ci fa capire ancora una volta che sia andata male la sua carriera. Giancarlo, Magrelli, forse toccato, si prosegue, ti sei. Starace dal limite dell'area! Alessio Starace, manca suo cugino, il capitano, ma ci pensa ancora lui a sbloccare una gara nel CJ. 0-1 al Ciriaci. Improvvisa la sferzata dei ragazzi di Broccatelli e Pappa. Guardinghi sulla difensiva per buona parte di questo primo tempo, ma capace con una conclusione dalla tre quarti del Cotton Club di portarsi in vantaggio dopo una prestazione per ora, dicevamo, Guardinga molto attenta, precisa in fase difensiva. Non aveva demeritato un Cotton Club che ora però a meno di 5 minuti dalla fine della prima frazione si trova sotto 1-0 contro una CJ che già l'andata vinse proprio con questo punteggio in quel della Stella Azzurra. Conti, in verticale, Forcina prende posizione ma non c'è fallo. Palla a Boni che chiama naturalmente calma ora. Rinvio lungo di Boni. Tinazzi solo, di petto. Time out chiamato anche da Broccatelli sull'altra panchina quando sale Tinazzi, il rasoterra in orizzontale da Rocco Giordano che calcia su T6, attenzione al contropiede del CJ che può stendere la falcata con Giuliani, serve un grande recupero di Blandino, poi Giordano in mezzo al campo, toccato, calcio di punizione battuto velocemente da Giordano che vuole pescare Forcina in area di rigore, controllato da Porcà che ha visto una deviazione. Forcina si accontenta del calcio d'angolo. Fatati, lo batte il numero 7, dentro spiovere il colpo di testa e poi Bonin, calcio d'angolo. Bonin, intervento plastico. Rocco Giordano da quest'altro corner, palla giocata fuori, Fatati non la controlla, poi va giù. Calcio di punizione per il Cotton Club che fa impazzire di rabbia la panchina del CJ. Mazzisi se la prende con l'arbitro, provano a spiegare le proprie ragioni quelli del CJ, naturalmente molto arrabbiati con se stessi e con il direttore di gara per aver concesso un calcio di punizione da posizione di sparo per molti interpreti balistici dei campioni d'Italia. Anche Tinazzi nei pressi, ma dalla gestualità del corpo sembra essere uno tra Rocco Giordano e Conti. Picchieri e Giuseppucci sono praticamente in campo sotto la nostra postazione, osservano da vicino la rincorsa di Conti, di nuovo sulla barriera Conti che poi a cercare di tenere il possesso in attacco, palla calciata su Giordano, fallo laterale per il CJ che aveva chiesto time out, ora accordato dai direttori di gara. Quasi tutto pronto per la ripresa delle ostilità con una rimessa laterale dalla zona sinistra per il CJ che sta conducendo per il Cotton Club contro il Cotton Club per 1-0, lo stesso punteggio che determinò la vittoria dell'andata dei ragazzi di Broccatelli e Pappa in casa, la Stella Azzurra contro i campioni d'Italia. Qui Alessio Starace a decidere con una conclusione occorsa 4-5 minuti fa dalla tre quarti del Cotton Club che qui prova a reimpostare dopo aver giocato un primo tempo quasi tutto d'attacco, si trova sotto Rocco Giordano. Giro dall'altra parte, un altro controllo imperfetto da parte stavolta di Fatati. Allora T6 ha provato a servire qui sulla sinistra il lungo inserimento di Magrelli, tra i più attivi dei suoi, seppur non molto propositivo ma sicuramente presente fisicamente nella contesa. Giordano in verticale, Forcina ancora ben contratto da Porcacchia, aggiunge Giordano, passa in un fazzoletto, poi Porcacchia da dietro, tiene anche in bello stile con Veronica dentro il pallone e con un ottimo esterno serve T6 da dietro l'uomo dell'1-0, Alessio Starace che sbaglia servendo Pucci. Fatati varca la linea di metà campo ed offre a Rocco Giordano,
Fatati, si chiude l'1-2, l'ultimo tocco è di Burcacchia, calcio d'angolo Cotton. Arrivano i saltatori del Cotton, Fatati va dentro, fuori per il destro, al volo di Cristian Conti. Forse l'uomo più inaspettato per segnare in questa sfida. Parte da centrale ma non segna di testa, con un gran destro da fuori. Fa secco Boni, 1-1 Cotton. Bravo Fata, bravo Fata. Da fermo, non è stato su un calcio di punizione, ne aveva già tirati i tre Conti. Nel frattempo Giuliani calcia sul muro del Cotton Club. Ma dal calcio d'angolo, dove si era portato avanti come saltatore, ha atteso al limite l'invito di Giordano, ha fulminato al volo Boni. Qui Blandino, altro errore di grammatica, ma la palla arriva lo stesso a Giordano. Poi di nuovo Blandino a centrocampo, costringe a un intervento così e così Giancarlo, che spinge Forcina, ma sarà fallo laterale Cotton. Tinazzi vuole battere direttamente in area di rigore, vanno a saltare in due, tra cui Mazzesi, di nuovo Tinazzi, Mazzesi dice di aver toccato il pallone, tocca invece Tinazzi che cade a terra, calcio di punizione. Si sgola Boni per far stare attenti i propri compagni sulla sfera che ha già posizionato giù Giordano. Duplice fischio del direttore di gara sul calcio di punizione in zona offensiva per il Cotton Club. Era scaduto il recupero. Al Ciriaci, al termine della prima frazione, è 1-1. Tutto pronto alla ripresa delle ostilità qui al Ciriaci, la 25esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Cotton Club e CJ viaggiano sul parziale di 1-1. Alla rete di Alessio Staraci ha risposto Cristian Conti in chiusura di frazione. È stata una bella partita, molto equilibrata nel primo tempo, più occasioni per il Cotton Club. Cinico il CJ a portarsi in vantaggio con l'uomo inquadrato in primo piano qui sotto la nostra postazione, vale a dire il numero 10 Alessio Starace, cugino di Simone squalificato per essere stato espulso insieme a capitano Mirko Anello nell'ultima sfida. E CJ che sta davvero ben figurando contro i campioni d'Italia, nonostante le molteplici assenze di lusso che oggi vivono i ragazzi di Broccatelli e Pappa. Qui Giuliani ad allargare, bene su Magrelli. Magrelli a giro, ma invita Santarelli alla presa. Santarelli va da Pucci. Sale Pucci ed allarga verso Fatati, che ringrazia, ma il pallone è impreciso. Mazzesi per Tisei, morbido allora Mazzesi, costretto a scalciare dall'altra parte, dove trova anche con un pizzico di fortuna Magrelli. Prova ancora una volta a convergere, ma dietro di sé incombeva Blandino. Patinazzi si guadagna un fallo laterale. Cotton Club che deve naturalmente spingere, ha bisogno di tre punti per ridistanziare il checco dello Scapicollo, ha aggiunto solo una lunghezza di distanza in seconda posizione. Nolano da Fatati. Fatati dalla sinistra verso il centro, Pucci offre fuori Blandino, Magrelli però torna su di lui. Allora Alessio Starace, spina nel fianco qui sulla destra. Giuliani lascia lì a Tisei. Tiene col corpo alla trattenuta di Blandino, che però secondo Buzzi è fallosa. La lunga rincorsa di Mazzesi fa pensare a una conclusione diretta verso la porta di Santarelli, che ne mette comunque due in barriera, sono Fatati e Forcina. Parte Filippo Mazzesi, il suo tiro a giro, nessun problema per Santarelli, conclusione d'alleggerimento da parte di Mazzesi. Pucci, Conti a destra, Tinazzi prende la mira e vuole lanciare, torna dietro però da Cristian Conti, l'uomo dell'1-1. Pucci gode di una certa libertà e può servire Forcina, il solito stop in palleggio, ma oggi quando si gira trova un muro di qual potenza, almeno come Danilo Porcacchia. Qui da dietro
toccato Giuliani, non c'è fallo, Conti gioca in verticale, male dove Porcacchi anticipa, giocano meglio le difese rispetto agli attacchi, per ora quando Nolano si libera dalla media distanza lascia partire un tiro che dopo una deviazione finisce in calcio d'angolo nonostante gli sforzi di Leonardo Boni. Apri l'anticipo per il tiro, a respinta. Calcio d'angolo battuto ad uscire, palla che rimane in area di rigore, poi rinviata, va di testa e Tinazzi, la ributta fuori il CJ, poi Nolano sui piedi di Giancarlo, pressato da dietro da Conti, Giancarlo in seconda battuta, arriva regolarmente Blandino, poi Fatati, doppi passi di Fatati che sbatte su un avversario, ma c'è Blandino. Qui sulla sinistra sarebbe libero Pucci, Blandino sceglie invece a destra ancora Fatati. Un uomo di fronte a sé, Fatati col sinistro, deve cercare Blandino, lo fa male in orizzontale, offrendo ad Ivan Giuliani. Ottima protezione di Giuliani, passaggio invece sballato il suo. Allora Nolano, scambia corto con Tinazzi che torna direttamente da Simone Santarelli. Pucci, in verticale Pucci va da Fatati. Di fronte a sé Mazzesi, Fatati prova a dribblarlo, va dentro, la palla attraversa tutta l'area di rigore e finisce fuori dall'altro lato. Bravo Fatà. Giro palla veloce, veloce, massimo 2-3 tocchi, quanti più ti posso distruggere. Boni su Giancarlo, il suo lancio, giro è preciso ma Pucci anticipa secco Starace. Fatati toccato da Mazzesi, si prosegue, anzi no, calcio di punizione e cartellino giallo per Mazzesi. Nolano, c'è Nolano, più avanti Fabio, più avanti, fermo Fabio. Pucci, Pucci, Fabio, ma ragazzi, due. Non ancora testato il calore del proprio piede destro Fabrizio Nolano, entrato oggi nella ripresa. Uno corto, uno lungo. E stanno piatti, Ale, li vedi? Non stanno piatti, stanno lunghi, porco zio. Te lo scrivo e te lo faccio per disegnino. Un po' più dietro. Tre uomini in barriera, Fabrizio Nolano, la sua rincorsa. A giro Nolano, ma la palla non scende. E quindi rimessa dal fondo per Reboni. Quando la seconda frazione è iniziata da 5 minuti circa, è sempre 1-1 tra Cotton Club e CJ. Punteggio che farebbe comodo alle inseguitrici, chicco dello scapicollo e Golbet calcio 8. Spettatrici interessatissime di questa gara che vede Fatati cambiar gioco. Scusate, è Fatati ora da questo lato. Al lato corto Fatati, di fronte a sé Mazzesi che è ammonito, non può far fallo. Ancora Fatati se la porta sulla linea di fondo, sbatte sul 44. Calcio d'angolo che batterà Pucci. Anzi, fallo laterale. Pucci forte su Fatati, spinto ma rimane in piedi. Nolano. Palleggia dietro con Conti. Conti d'esterno, rischia una deviazione, mette in moto Forcina dal limite Fatati. Serve il piedone di Mazzesi per mettere in calcio d'angolo. Corner di cui si va ad occupare Fatati. Sale ancora una volta Conti insieme a Forcina e Pucci, palla rasoterra, non c'è nessuno al Cotton che può raccogliere, fallo laterale ma campione d'Italia in costante proiezione offensiva anche in questa ripresa. CJ con Bari centro basso che pensa prima a contenere e poi a ripartire per offendere con il solo Giuliani in avanti. Tinazzi vuole la palla di ritorno, Magrelli la pone però in fallo laterale. Tinazzi lungo dentro Tinazzi, Starace di testa sul petto di Giuliani, molto bravo a tenere il possesso del pallone, a favorire il contropiede di Tisei, poi però timido nel passaggio che Tinazzi riesce a intercettare bene andando a Blandino. Spazio per avanzare per il numero 6 Blandino, fuori da Nolano che piazza in destra, Boni non trattiene Nolano alla prima conclusione, fa 2-1 per il Cotton Club. Forse non l'ha vista partire un portiere come Leonardo Boni. Ah, un portiere come Leonardo Boni, naturalmente. Si può perdonare anche questo
sta mancata deviazione sotto la traversa sul tiro. Sì, sì, ora, dai, ora. Si a giro, ma sicuramente centrale da parte di Nolano, che ha avuto il merito di provarci comunque su un'azione totalmente estemporanea. Ora si è costretto a scoprirsi perché il Cotton Club è avanti. Starace su Giancarlo, che di punta vuol far passare, ma Tinazzi, chiamano un calcio di punizione quelli del CJ. Tinazzi ora con calma, da Santarelli che rinvia di testa Purcacchia, Magrelli prova a girarsi, il fallo di Nolano. Fatti rispettare, marcatura, Valerio, se no parlano tutti, rischia le marcature. Daniele Giancarlo dalla rincorsa potrebbe anche andare al tiro. Infatti ne mette tre in barriera Simone Santarelli, cioè è lì vicino Purcacchia, ma Giancarlo va diretto in porta, la palla passa e con una deviazione finisce alta. La deviazione è stata forse di Pisei, forse di Starace, forse di Mazzeso. Si riprende con rimessa dal fondo di Santarelli. Lungo su Forcina, si rinnova il duello con Purcacchia. L'arbitro opta per lavarsene le mani del contrasto. Non è fallo né dell'attaccante né del difensore. Magrelli prova ad allungare lo scatto e tenere in campo un pallone difficile, ma senza guadagnar nulla. Rimessa dal fondo per il Cotto. Però può godere dello stesso privilegio di cui hanno beneficiato gli avversari nel primo tempo, vale a dire quello di poter giocare con calma una gara che ora è condotta seppur con un solo gol di vantaggio. Tinazzi, Rasoterra, Nolano, poi Conti, l'uomo del gol dell'1-1, va a Rasoterra da Fatati, in qualche modo caparbiamente da Pucci, che spinge su Starace e infatti commette fallo. Bravo Prandi, stretto Prandi. Mazzesi. Dai, sale di 6. Col piattone, Starace appoggia a Magrelli. Bravo Fede. E pallone direttamente nell'altro campo. Mazzesi ha battuto su Daniele Tisei. Bravo. Contrastato, la palla è ancora in campo per il Cotton, che può riproporsi con la palla lunga su Forcina. Ma non prende la palla. Come fa a fischiarla questa? Fallo laterale di Mazzesi verso Giancarlo. Magrelli. Protegge Magrelli, un fallo laterale per il CJ. Conti. Chi sei? Mazzesi. Col piattone c'è la deviazione di Nolano, fallo laterale per un CJ che mano a mano sta rimettendo la testa fuori, seppur per ora senza creare pericoli sostanziali dalle parti del Cotton. Rimessa effettuata verso Giuliani, il rimpallo non lo favorisce ma mette comunque in movimento Giancarlo, poi Tisei, l'imbeccata dentro, lo stop di Alessio Starace, l'intervento di Pucci. Il pone palla ancora in rimessa laterale. Cotton che ora ha abbassato il baricentro, che attende l'evoluzione dell'azione del CJ. Con Mazzesi che cerca e trova Starace, prova a passare. Pucci la mette fuori. Mazzesi. Pronto alla rimessa dentro Filippo Mazzesi. Porto dentro l'area di rigore, Starace, poi un destro Santarelli, la palla rimane sulla linea, incredibile. Forcina, l'intervento da dietro di Tisei, poi Purcacchia addirittura con una conclusione, Santarelli ne osserva l'uscita, qui un po' casuale ma certamente pericolosa, azione creata dal nulla dall'SJ. Cotton che si rigetta quindi in avanti con Forcina. Trattenuto Forcina, resiste, poi spara contro Boni che stavolta risponde presente. Mazzesi, pressato Mazzesi, rimane in piedi ma chiama anche con la mimica del corpo un calcio di punizione che gli viene poi assegnato. Mazzesi, scavato il pallone in avanti, Tinazzi.
Il cambio di gioco lunghissimo di Tinazzi, cioè, però il buon ripiegamento in diagonale di Starace. Porcacchia. Magrelli solo per un attimo e Conti direttamente nel parcheggio. Viene chiamato time out dalla panchina delle CJ. Noi ne approfittiamo per un'altra piccola pausa. La seconda decisiva metà di questa gara della 25esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8 inizia con un fallo laterale per il CJ che aveva chiamato time out ora in svantaggio per 2-1, vissuta la rimonta prima con il gol di Cristian Conti in chiusura di primo tempo, poi con quello di Fabrizio Nolano per il Cotton Club in avvio di ripresa. Hanno risposto a marcatura iniziale di Alessio Starace che aveva portato in maniera estemporanea in vantaggio i suoi. Qui Mazzisi scava palla per Patrick Mancinelli, spinto da dietro da Nolano. Mancinelli cerca un cartellino Buzzi, viene ammonito Fabrizio Nolano. Si rialza ora Mancinelli, appena entrato subito strapiantato al suolo da un intervento da dietro di Nolano. Mazzisi sembrava optare per un lancio lungo, ma invece da Porcacchia. Ancora Mazzisi, Porcacchia. In pressing Forcina, il tacco al volo di Magrelli, palla fuori, grande azione del CJ, poi ancora un tacco di Giuliani, ma può andare in contropiede il Cotton con Giordano, servito da Nolano, palla di ritorno, ancora Nolano. E non c'è il calcio di punizione, quindi può andare al rinvio Boni. Giancarlo da Porcacchia, poi Mazzesi, Porcacchia, lungo lancio di Porcacchia, il colpo di testa in estensione da parte di Giuliani che si sta impegnando da matti per ritagliarsi spazi in mezzo a Conti e Tinazzi. In questo caso è uscito Zamperini, sappiamo delle sue condizioni imperfette dal punto di vista muscolare dopo l'infortunio occorso gli contemporaneamente ad Artistico contro Abbaccio Immobiliare nel derby, ma Cotton che difensivamente per ora regge. Mazzesi testa, palla dirottata indietro da Mancinelli, Conti poi tagliato fuori, Giuliani torna però, Conti in maniera sontuosa, ancora Conti, poi Giordano la perde su Patrick Mancinelli. Che partita sta facendo Cristian Conti? Pucci. Fabio stretto. Lungo da Forcina. Forcina toccato da dietro da Porcacchia. Con mestiere Forcina si guadagna un calcio di punizione. Appizzando, come si dice in gergo tra virgolette, il corpo Forcina. Ha guadagnato un calcio di punizione dal quale sia Giordano che Nolano possono andare diretti verso Boni. Lo schema suggerito dall'alto a Giordano, parte Nolano. Diretto in porta Fabrizio Nolano, un altro gol straordinario, una punizione da urlo a giro sotto l'incrocio dei pali, 3-1 di Nolano che fa il gesto del silenzio, la doppietta del 24 dirotta la gara verso i campioni d'Italia, 3-1. Palla centrata, il CJ va diretto in porta con Magrelli che calcia due volte, poi la palla sul fondo.
time out chiamato dal Cotton Club. Ne approfittiamo per una piccola pausa. Santarelli pronto alla rimessa in gioco quando mancano 8 minuti, poco più alla termine, più eventuale recupero di Cotton Club CJ con Giordano che prova ad involarsi, Mazzesi che rinvia addosso il pallone guadagnando fallo laterale, partita che si è un po' innervosita dopo l'esultanza polemica di Nolano verso la panchina del CJ, qui la palla controllata da Mazzesi esce in fallo laterale. Pucci, Blandino osserva il piazzamento dei compagni, prova a pescarne uno dentro, la forcina che si era allungato, ma Porcacchia fa un grande intervento difensivo. Poi esce male il CJ che recupera palla in un secondo tempo. Magrelli tiene anche sulla pressione di Fernetti in seconda battuta e porta a casa un fallo laterale con 8 minuti da giocare e 2 gol di svantaggio. Attacca il CJ con Giancarlo. Mazzesi di testa all'indietro su Tisei che deve impegnarsi per servire proprio ultimo uomo, vale a dire Porcacchia. Giuliani, stop imperfetto, diventa un assist per Giancarlo che combatte con Conti, tiene fisicamente ancora Giancarlo, alla fine fallo di Conti che rimane poi nei pressi. Rocco, non ti aprire in barriera, quanti ne vuoi, salta e Nolano è stato sostituito nel frattempo, è entrato, missione compiuta comunque per il 24 del Cotton Club, entra, fa 2 gol e se ne va. Guarda qua a destra, vale, dai, no. Giancarlo potrebbe andare anche con le tre dita, va forte rasoterra al limite dell'area, però Conti poi cicca malamente il pallone. Tisei, occhio che Conti potrebbe lanciare forcina in contropiede, lo fa malissimo però ciccando anche egli il pallone. 2 errori in fila da parte di giocatori dai quali di solito non ne vediamo commettere più di tanti. Boni servito da Mazzesi, deve rinviare in fretta e furia verso Magrelli, controlla Magrelli, salta il rientro di Fernetti e va da Ivan Giuliani. Daniele Giancarlo cambia gioco in grande stile per Mazzesi che stoppa, prova a convergere Mazzesi col sinistro, sbatte ancora una volta su Conti, poi Giancarlo, doppio passo di Giancarlo fuori per Mazzesi. Vai. Giordano mette in movimento il contropiede di Forcina, Mazzesi senza fallo, poi Giancarlo ancora, Giuliani per un attimo, ma Magrelli può dare continuità all'attacco del CJ che non vuol darsi per vinto in questa gara e offende ora a testa bassa. Giuliani, intervento da dietro di Fernetti, calcio di punizione, battuto corto, Giancarlo non ha tempo da perdere il CJ, sta perdendo la fasciatura all'altezza della caviglia destra, Porcacchia che rilancia cambiando gioco verso Giuliani, palla troppo lunga, rimessa dal fondo per il Cotton. Santarelli rinvia verso Forcina che stoppa, controlla col petto, poi offre splendidamente per Fernetti, intervento in due in gamba tesa, Fernetti riesce a rimanere in piedi, poi se la porta avanti con un braccio quando però il fallo era già stato subito. La punizione precedente l'ha battuta Nolano, su questa si presenta Rocco Giordano. Va Giordano diretto sulla barriera, poi scivolano al limite dell'area quelli del Cotton. Forcina conclude malissimo, Boni aspetta che i propri compagni si rispongano in attacco, poi offre a Daniele Giancarlo, metronomo dal quale partono tutte le azioni in prima battuta di una formazione ospite, comunque onorevolmente oggi in campo seppur con tante assenze, ha tenuto a botta per buona parte della gara al Cotton. Alla fine con la classe delle proprie individualità, con un calcio da fermo prima battuto in maniera pregevole da Giordano, sta conducendo in porto una gara fondamentale per la conquista della regular season.
4 di recupero. Non pensavamo di essere già nel 25esimo minuto. Tinazzi lungo dove Mazzesi testa retrocede da Boni. Porcacchia sale, palla al piede ed offre a Giancarlo. Ora in totale proiezione offensiva il CJ, che naturalmente rischia il tutto per tutto. Giancarlo al tiro. Conti, è stato un gran muro oggi. Il Cotton rilancia senza guardare. Porcacchia. Dalla panchina del Cotton ricordano che la partita non è finita. Da quella del CJ spingono per un ultimo assalto. Patrick Mancinelli lungo linea a cercare Magrelli, molto mobile per tutta la gara. Qui finisce a terra, ma non c'è calcio di punizione, solo rimessa laterale. Mazzesi, Magrelli col petto, interviene due volte Pucci. Magrelli protegge però il calcio d'angolo. Pronto alla battuta Magrelli dentro l'area di rigore, dove Pucci deve immolarsi di testa, dove stava per intervenire Giuliani. Tisei, Magrelli teso bene dentro d'esterno, Forcina addirittura si permette un controllo, poi prova a uscire, palla al piede, ma spedisce solo la sfera fuori. Sono già entrati nel recupero quando Tisei controlla, calcia, deviato, ancora calcio d'angolo CJ. Magrelli. Magrelli a giro dentro, ha staccato altissimo Mazzesi, che per questione di centimetri non è riuscito a deviare verso Santarelli, che era rimasto tra i pali. Ancorato tra i pali Santarelli, sembra essere ancorata in maniera abbastanza pesante la partita verso i binari del Cotton Club, che pressa anche alto su Porcacchia, costretto alla giocata di prima su Giuliani. Raccoglie l'invito Porcacchia, ma è un difensore, prova a calciare di controbalzo, non esce fuori un granché. Tinazzi, rasoterra, Fernetti senza fallo, Giancarlo che guadagna rimessa laterale. Giuliani, Giuliani rimane in piedi, poi il Cotton Club che recupera palla, Blandino con l'esterno sul petto di Mazzesi che aveva letto in anticipo tutto. Sale ancora Mazzesi, tenta lui la conclusione, la deviazione di Conti, poi Santarelli con l'intervento di Ivan Giuliani, si danno il 5-2. Rocco Giordano ha stoppato oltre Porcacchia, si invola Giordano, 1-2 con Forcina che non si chiude per questione di centimetri, sarebbe stata la palla del poker. Invece da quest'altra parte ancora il CJ a provare con Magrelli, ci mette due mani Santarelli, e poi si arrabbia da morire con i compagni che hanno concesso il tiro in maniera quasi rilassata a Magrelli. Magrelli avrebbe anche l'opzione corta, sceglie invece il centro dell'area di rigore, un doppio rimpallo, Santarelli, gli chiamano un rinvio lunghissimo, c'è Giordano, Mancinelli rimonta su di lui, Giordano, Mancinelli spinge, rimane in piedi Giordano. Ma ho visto da qua, spinta iniziale, santo Cristo. Ma è fallo di Giordano secondo il direttore di gara. Mancinelli, Tisei, in verticale Giuliani, regge stavolta il confronto con Conti ed Ivan Giuliani all'improvviso su un'altra azione in verticale del CJ, proprio all'ultimo fa 2-3. Forcina calcia direttamente in porta, dove Boni respinge l'ultimo pallone del match. Vittoria con sofferenza, ma fondamentale per il Cotton Club, che temporaneamente ricaccia il checco dello scapicollo a 4 lunghezze di distacco. Ottima partita del CJ, che nonostante le tante assenze è combattuto fino all'ultimo nella tana dei campioni d'Italia.